In studio Giada Giaquinta. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione di MTG. In apertura parliamo del caso Cuturi a Scicli, perché la Regione infatti ha avviato il provvedimento di revoca. Soddisfazione è stata espressa sia da Legambiente che dall'amministrazione comunale di Scicli. Avviato il progetto di revoca delle autorizzazioni alla ditta ACIF SRL nel comune di Scicli per l'ampliamento in contrada Cuturi della piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non. A darne notizia al Legambiente, al comune e agli uffici preposti è la regione siciliana, o meglio l'assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento dell'acqua e rifiuti. Il Dipartimento, con a capo l'ingegnere Salvo Cocina, ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca e o annullamento in autotutela dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della ditta ACIF. Il provvedimento proviene dagli esposti inoltrati nell'aprile dello scorso anno con firma congiunta di Legambiente Nazionale, Regionale e del Circolo Locale, sia al Genio Civile di Ragusa sia al Comune di Scicli. A distanza di pochi giorni il Genio aveva accertato gravi irregolarità sulle strutture esistenti e aveva proceduto al ritiro delle autorizzazioni a costruire. A spendersi in prima linea, infatti, fu anche il Comune di Scicli. Sempre nell'estate dello scorso anno, il Comune aveva accertato altre gravi difformità di natura edilizia, tanto da negare la possibilità di proseguire costruendo in sanatoria. Sia il Genio che il Comune avevano denunciato la ditta presso la Procura di Ragusa. Una battaglia che vede dietro la sinergia e la tutela dell'ambiente, ha commentato il sindaco di Scicli Enzo Giannone, che ha sottolineato che sin dal loro insediamento tra i principali obiettivi della loro programmazione era proprio quella della tutela ambientale e il contrasto della piattaforma in contrada Cuturi. È un grande risultato per la comunità di Scicli, per cui lavoriamo da anni e che ha portato alla nascita del nostro circolo, dichiara invece Alessia Gambuzza, presidente del circolo Lega Ambiente Chiafura di Scicli. E parliamo ancora di rifiuti. Una nuova conferenza di servizi è stata convocata per oggi a Ragusa alla presenza dei sindaci Iblei, del commissario del Libero Consorzio Comunale Salvatore Piazza, alla presenza di ARPA, RSRR e ATO, allo scopo di adottare soluzioni che consentiranno di arrivare senza affanni al ritorno a pieno regime degli impianti del sito cava dei Modicani. E ancora emergenza saturazione al sito cava dei Modicani. In questi giorni, per 8 giorni, è stato ottenuto un provvedimento d'urgenza dalla Regione che consente l'utilizzo comunque del sito. Questa mattina all'ex provincia, ci troviamo al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, una nuova conferenza dei sindaci, la presenza appunto dei sindaci Iblei o degli assessori al ramo, dei referenti, per trovare una soluzione sul futuro dell'utilizzo del sito in maniera tale da poterlo utilizzare senza affanni. Oltre che la gestione dell'indifferenziato, sul tavolo anche la questione del conferimento del compostaggio a cava dei Modicani, in quanto si è raggiunta la saturazione e i sindaci, i comuni Iblei, in questi giorni stanno conferendo con delle quote ben specifiche. L'impianto di compostaggio funziona e funziona a pieno regime. Io devo aggiungere che Ragusa in prospettiva, forse una di quelle messe meglio, perché la SRR di Ragusa ha avuto un finanziamento per completare un secondo impianto esistente in provincia a Vettoria. Il commissario straordinario del Libero Consorzio di Ragusa, Salvatore Piazza, fornisce delle rassicurazioni ai cittadini, in quanto intanto in questi giorni, a seguito di un provvedimento d'urgenza emanato dalla Regione, è possibile conferire per 8 giorni i rifiuti. Per quanto riguarda il futuro, Piazza si dichiara fiducioso, in quanto sul tavolo vengono poste diverse soluzioni. Io ritengo che intanto tutta la provincia di Ragusa, rispetto
alla situazione regionale, sia comunque in una situazione di massima tutela e cautela, per cui rientreremo sicuramente nelle prossime ore da una paventata emergenza, perché di emergenza vera e propria non si può parlare. Certo, gli impianti hanno bisogno di una manutenzione particolare, parlo degli impianti del TMB, che comunque la SRR sta effettuando in maniera corretta, per cui a breve, cioè nel giro di 60 giorni, sicuramente avremo gli impianti a pieno regime e quindi potremo continuare tranquillamente a trattare il TMB e andare avanti nelle soluzioni che già sono state paventate col piano provinciale dei rifiuti. E le preoccupazioni per un'emergenza rifiuti che si ripresenta a fasi alterne rappresenta un denominatore comune tra i sindaci e assessori all'ecologia dei comuni Iblei presenti questa mattina alla riunione. Vigilia di Ferragosto calda al palazzo dell'ex provincia di Ragusa, in cui si sono riuniti i sindaci per parlare del sito Cava dei Modicani e su come conferire i rifiuti. In particolare il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha spiegato quali potrebbero essere le prospettive per il futuro del conferimento dei rifiuti. Per quello che riguarda il TMB c'è stata una schiarita da Palermo, per cui il rischio della chiusura della discarica è scongiurato, si potrà conferire regolarmente, ci sono dei lavori che devono essere completati in questo impianto. Il riferimento all'impianto di compostaggio è quello che si sta cercando di ottenere, succederà nei prossimi giorni, e di avere un'autorizzazione ad aumentare la capienza annua complessiva. Si passerà da 16.800 a 28.000-29.000 tonnellate. Denominatore comune per assessori e sindaci della provincia di Ragusa, l'interesse nei riguardi di questa emergenza. La situazione di Pozzallo è un po' critica, ma non eccessivamente critica. Vi sono dei cumuli in alcune zone della città, ma complessivamente della situazione regge. Speriamo, ecco, che da domani mattina si possa normalizzare tutto. Devo dire, grazie all'interessamento che hanno avuto in regione e alla solidarietà dei sindaci Iblei, la situazione da qui a Ferragosto, diciamo, oggi, domani, dopodomani, è stata, diciamo, rientrata nella normalità, che rimane sempre in emergenza anche a Santa Croce come negli altri comuni. A Modica abbiamo avuto due giorni di difficoltà perché Cava dei Modicani è stata chiusa e naturalmente abbiamo anche un pochino di difficoltà con l'umido perché abbiamo i quantitativi stabiliti e non possiamo conferire oltre. Significa che la differenziata è fatta bene, però nel conferimento abbiamo qualche difficoltà. Sicuramente però nei prossimi giorni speriamo di superarla. Tutto sommato in questi giorni di difficoltà comunque Comiso è riuscita in ogni caso ad ottemperare al servizio giornaliero. Non ci sono stati mai giorni in cui si è dovuto fare qualche comunicazione ai cittadini di non ritiro dei rifiuti. Quindi ad oggi Comiso sta lavorando bene. Fino in questo momento siamo riusciti ad effettuare la raccolta senza, non dico senza problemi, però fino ad oggi ci siamo riusciti. Dobbiamo dire grazie anche all'aiuto che abbiamo ricevuto da qualche altro comune, come Comiso, che ci ha messo a disposizione i quantitativi di umido della sua città. Parliamo adesso di politica, andiamo a Scicli. All'incontro di ieri convocato dai cittadini erano presenti solamente Marianna Buscema, Resi Jurato. A dire la loro Forza Italia e Movimento 5 Stelle. All'incontro di ieri di cittadini per Scicli sono andati ad ascoltare Resi Jurato e Marianna Buscema. Un incontro che aveva come tema i chiarimenti sull'abbandono da parte di Vindigni e Mirabella della ex maggioranza. Alla base della scelta pare sempre più sia accreditata la tesi che si tratti di un problema di distanza, di punti di vista, sulla progettualità amministrativa e in particolare il reale problema sarebbe scaturito dalla nomina del quinto assessore. Un incontro a cui non hanno partecipato tutti, o meglio, a cui hanno partecipato solo due esponenti e che dona forza all'amministrazione che oggi sminuisce lo spessore del confronto, sottolineando che la verità è quella che loro forniranno il 26 in Consiglio Comunale. La tesi dell'amministrazione però, seppur con i giusti e leciti supporti ed incentivi donati dall'incontro di ieri, vista la mancata presenza di tutte le forze di opposizione, potrebbe far pensare che ci sia un'inversione di rotta o un contrasto, e perché no,
un avvicinamento all'amministrazione. In fondo, Giannone fa sapere che si sta ridisegnando nuovamente la geografia che va a legittimare sempre di più il voto che ha fatto scaturire la sua di elezione. Ma queste ipotesi però cadono nel momento in cui ci si confronta con Concetta Morana e Mario Marino. Concetta Morana, dei 5 Stelle, non è andata perché è impegnata in videoconferenza con Roma, con i vertici di partito, ma al telefono sottolinea che per lei l'incontro di ieri era inopportuno ed era preferibile destinarlo all'aula consiliare, il momento di confronto, così che fosse pubblico e trasparente. Ma questo non vuol dire, sottolinea la Morana, che ci sia un avvicinamento all'amministrazione o un sostegno o un supporto, semplicemente si parla di coerenza. Dello stesso parere è Forza Italia e i suoi consiglieri Mario Marino ed Enzo Giannone, che non hanno partecipato ritenendo l'incontro non indispensabile. Forza Italia aspetta le dichiarazioni ufficiali in consiglio sia di Vindigni ma anche di Giannone. La restante parte della compagine dell'opposizione al momento non risponde. È Ferragosto e non insistiamo perché questo break politico a Scicli durerà poco, molto poco. Perché il 26 si torna in aula con il consiglio che potrebbe scuotere gli schemi, ridisegnare nuovi confini della civica assise oppure confermare tutto. Ma al momento ci godiamo questo Ferragosto, mandando in ferie anche solo per qualche ora le ipotesi e i nuovi scenari che potrebbero arrivare dalla crisi politica sciclitana. E torniamo a parlare di Marcello Crucetta, meglio conosciuto a Modica come Marcello dei Gelati, che ha trovato un nuovo mezzo con cui poter ricominciare la propria attività. Grazie ai fondi infatti raccolti attraverso la gara di solidarietà avviata su Facebook e dai commercianti, Marcello ha potuto acquistare un nuovo furgoncino. Vi raccontiamo tutto in questo servizio. Il lieto fine che tutti cercavano è arrivato. La solidarietà ha portato i suoi frutti. Marcello Crucetta, meglio conosciuto a Modica come Marcello dei Gelati, grazie al contributo di tantissime persone che hanno voluto aiutarlo dopo l'incidente in cui è andato distrutto il furgoncino con cui svolgeva la sua attività, ha acquistato un nuovo mezzo. La raccolta fondi è partita a poche ore dal nostro servizio TG, in cui abbiamo raccontato la sua storia. Dal mondo politico, alle istituzioni, ai semplici cittadini, alle associazioni, tanti coloro che hanno manifestato l'affetto facendo giungere messaggi alla nostra redazione e sulle pagine dei social network. Su Facebook e da parte di alcuni commercianti è partita una vera e propria gara di solidarietà. Adesso Marcello, grazie ai fondi raccolti, può ripartire con la sua attività lavorativa, il tempo necessario per allestire e preparare il mezzo. Io ho già trovato un furgone, l'ho trovato da una nobile famiglia a Pachino, era un furgone adibito a mobili delle stesse dimensioni di quello mio, preciso, identico. Ho speso per il furgone 3.500 euro, quindi immaginate il giro che ho fatto per trovare un furgone buono, in ottime condizioni e soprattutto per farci di nuovo un impianto di gelateria dentro, sono riuscito a trovarlo con una pochissima. Aspetterò che gli artigiani tornino dalle ferie, magari questo prossimo fine settimana. E comunque vi voglio ringraziare a tutti quanti, tranquillizzare a tutti quanti che a settembre, non vi dico la data, ve lo dirò più avanti, prenderemo un caffè da Marcello Marina di Modica tutti quanti. La raccolta fondi proseguirà fino a venerdì, come lui stesso dichiara. Tutto ciò che avanzerà dai fondi raccolti e dal denaro che potrebbe percepire attraverso l'assicurazione andrà in beneficenza. Riguardo alla raccolta fondi, andrà chiusa venerdì. Quindi dopodiché non ci sarà più questa raccolta fondi, quindi fino a venerdì chi volesse donare ben accetta, anche perché vero è che forse più avanti, fra un mese, fra sei mesi, fra un anno, percepirò qualche cosa dall'assicurazione, ma non so quando e non so quanti. Comunque tra le donazioni e qualche cosina dell'assicurazione il mezzo andrà ripristinato al 100%, qualche cosa avanzerà e, come ho promesso prima, andrà in donazione all'associazione di beneficenza. Controlli interforze studiati e concordati in prefettura in occasione del Ferragosto. Si punterà alla tutela e alla salvaguardia con massicci controlli in tutto il territorio. I dettagli in questo servizio abbiamo intervistato il dirigente della Polstrada di Ragusa, Gaetano Di Mauro.
Questi sono giorni da bollino nero, in particolare maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine sulle strade della provincia di Ragusa e di tutta Italia si concentreranno nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Come lei diceva, questo è uno dei periodi più trafficati dell'anno, tanto da essere definito un periodo da traffico da bollino nero, e quindi in previsione di questo fenomeno di movimento di massa vengono predisposti dei servizi già a livello centrale e poi naturalmente a livello provinciale. Chiaramente vengono invitate tutte le forze di polizia presenti sul territorio, ognuno per la parte di proprio di competenza. Gaetano Di Mauro, dirigente della Polstrada di Ragusa, ci ha spiegato quali saranno le arterie maggiormente interessate dai controlli, ovviamente quelle che collegano le zone di mare ai centri abitati. Noi siamo principalmente sulle strade di grande percorrenza, quindi sulle strade statali e anche sulle strade che portano alle località di mare, quindi la strada per Marina di Ragusa o sulla strada che porta a Vittoria Scoglitti, per esempio. I controlli verranno effettuati con una particolare strumentazione, telelaser per rilevare la velocità e anche etilometro o altra strumentazione utile a percepire se il guidatore abbia fatto uso o abuso di sostanze stupefacenti o di alcol, perché questi di solito sono le maggiori cause di incidenti stradali. Impiegheremo naturalmente il telelaser, che serve a scoraggiare l'eccessiva velocità. È una di quelle condotte che ancora oggi troviamo sempre presente in tutti gli incidenti gravi o mortali. C'è sempre una componente che è quella della velocità, purtroppo insieme anche all'abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti. La Polstrada inoltre sottolinea quanto sia importante la prevenzione. Infatti, insieme all'ASP sono stati organizzati degli appuntamenti nelle principali piazze delle frazioni balneare dei comuni, come ad esempio Pozzallo, Marina di Ragusa e Scoglitti, per aiutare i giovani e anche i comuni cittadini a capire e acquisire maggiore consapevolezza riguardo i rischi che si corrono mettendosi alla guida dopo aver bevuto. E incontriamo ragazzi invitando loro a provare l'etilometro, e con questo tentiamo di portare avanti un progetto di prevenzione che credo sia anche più efficace rispetto alla repressione, perché lì quando andiamo a fare i controlli è chiaro che chi viene trovato positivo subisce tutta una serie di conseguenze, ritiro patente e in qualche caso la denuncia penale, e quindi preferiamo la prevenzione. Pochi ma semplici consigli che possono davvero farci viaggiare in sicurezza sono quelli dati dalla polizia stradale per chi si mette in auto in questi giorni. Dottoressa, giornate di Ferragosto, giornate di esodo già da ieri, la gente si è messa in macchina con lunghe file, anche chilometriche, allora diamo i consigli utili per chi decide di viaggiare in questi giorni. Sì, già da ieri abbiamo registrato da San Giovanni Galerma ai Castelli San Gregorio circa 5 km di fila, sul posto naturalmente pattuglia la polizia stradale anche per sensibilizzare i cosiddetti furbetti e le corsie di emergenza. Il consiglio che possiamo dare è se chi si deve mettere in viaggio naturalmente nelle prime ore della mattinata, così come il rientro nelle prime ore del pomeriggio. Naturalmente occhio all'efficienza del veicolo e soprattutto alle condizioni psicofisiche del conducente, che devono essere ottimali. Vogliamo segnalare che la settimana di Ferragosto, la settimana cosiddetta da bollino rosso, abbiamo proprio una campagna specifica speed, per cui occhio, perché la stradale è in azione con il controllo elettronico della velocità. Poi naturalmente raccomandiamo l'uso della cintura di sicurezza e dell'uso del casco, che deve essere non soltanto indossato ma perfettamente allacciato. Tanti bambini che salgono nelle macchine, come devono essere sistemati? Naturalmente occhio ai bambini, perché devono essere sistemati i minori nei seggiolini appositamente ideati per loro, e anche se passeggeri maggiorenni con la cintura di sicurezza. In caso di bisogno c'è sempre una sala operativa H24. Sì, la sala operativa compartimentale, operativa 24 ore su 24 al 095 547 212. E parliamo anche di un altro tipo di controlli, quelli della Capitaneria di Porto di Pozzallo proprio in questi giorni di Ferragosto.
Nella settimana più calda dal punto di vista non solo meteorologico ma anche degli eventi e degli appuntamenti dell'estate, in prossimità di Ferragosto partono i controlli della Capitaneria di Porto di Pozzallo al fine di prevedere e reprimere qualsiasi comportamento che possa compromettere il corretto svolgimento delle attività estive. In virtù di una maggiore sicurezza per i bagnanti e i turisti che affollano il litorale Iblei, la Capitaneria di Porto ha avviato una serie di misure. Abbiamo pensato di intensificare i controlli soprattutto nella fascia, diciamo, serale, laddove ovviamente la gente normale, diciamo, quelli che effettuano la balneazione si ritirano e cominciano invece i notturni, quelli, diciamo, un po' più pieni di iniziative. E da questo punto di vista abbiamo pensato quindi di rafforzare sia i controlli a terra per evitare appunto possibili episodi di campeggi piuttosto che accensioni di falò o possibili pericoli che derivano da una normale fruizione della spiaggia, diciamo un po' fuori dalle righe. E a questo proposito volevo proprio ricordare il rispetto delle due normative ad oggi che gestiscono e disciplinano questa materia, che sono l'ordinanza appunto della Capitaneria di Porto per la parte della sicurezza alla balneazione e l'ordinanza della Regione che disciplina invece una civile fruizione del demanio marittimo, e all'interno della quale si può trovare il divieto sia di accensione di fuochi, sia di campeggi, sia di portare i cani, diciamo, in giro per la spiaggia. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria, tra poco. Sono tanti i programmi, gli eventi, le manifestazioni in occasione del Ferragosto che da trascorrere con amici, parenti oppure per comunque passare, trascorrere una serata in allegria. Quello che intendono fare le persone per questa serata di Ferragosto, così come hanno raccontato ai nostri microfoni. Arriva la notte più lunga dell'estate, quella da passare con gli amici e i parenti, in spiaggia e in montagna, anche se i catanesi fino all'ultimo momento non hanno le idee chiare su cosa fare. Una cosa però è certa, ciò che cercano è la buona compagnia e soprattutto il sano divertimento, con qualche gita fuori porta o in qualche spiaggia vicino casa dove poter montare la tenda e passare la notte attorno a un falò, magari cantando tutti insieme, o mangiando anche dell'ottimo cibo per chi opta per il ristorante. Penso al mare. Con una tenda e con amici. Hai già scelto la spiaggia? Purtroppo ancora no, all'ultimo momento sceglierò, penso. Oh no, vuole spiaggia, la spiaggia è sporca. Non perché sì, veramente, sono già prenotato un locale qua a Mister Bianco. Andare a ballare, probabilmente. Avete già scelto dove? Forse sì. Non lo diciamo. No, in realtà, perché dobbiamo vedere bene anche con altri amici. In ogni caso comunque cercare di passarlo in spiaggia. Andrò verso Siracusa, in una spiaggia verso di là. Falò in spiaggia, si balla? No, falò in spiaggia, stiamo facendo un semplice campeggio, prendiamo molto con calma, siamo un gruppetto molto tranquillo insieme ai miei amici, quindi ci andiamo a divertire con sana giornata a mare, però in campeggio di notte. E c'è proprio la Sicilia tra le mete preferite per trascorrere il Ferragosto ma anche le vacanze estive. Tanti, soprattutto i turisti stranieri che scelgono la nostra isola, ma anche i siciliani riscoprono altre parti della nostra terra. Chi parte invece sceglie le capitali europee o mete a lungo raggio. Sentiamo. La Sicilia piace soprattutto agli stranieri e la fotografia che si può scattare di questo 2019 in tema di vacanze. Da tempo infatti gli stranieri sono affascinati alla nostra isola e proprio in questi giorni si registra un clou con 3 milioni di presenze. Ma non solo gli stranieri scelgono la Sicilia, i turisti arrivano anche da altre parti d'Italia e qualche siciliano sceglie di rimanere nella propria regione scoprendo anche qualche posto magari ancora non visitato. La maggior parte dei siciliani che riesce a regalarsi un viaggio più lungo opta per le crociere piuttosto che per le capitali europee. Anche il lungo raggio tiene, con America e Caraibi tra le mete più scelte. Si arriva tanto in Sicilia, è una delle mete più gettonate sia da chi arriva da fuori che dai nostri conterranei. Per le bellezze, inutile dirlo, mare, montagna, c'è un po' di tutto. Dal villaggio ai soggiorni brevi, alle partenze delle crociere, sì, la Sicilia è sempre tra le mete più
più volute e più desiderate della stagione, decisamente sì. Per i siciliani che invece decidono di andare fuori dalla regione, quali le mete che vengono predilette? In questo periodo stanno riscoprendo le capitali europee. Anche quelli che sono i percorsi storici oppure le intramontabili isole greche, Santorini, Mykonos, Rodi e comunque anche l'Italia, c'è chi sceglie di stare nel benessere tra le terme nel nord Italia, anche un po' di fresco non fa mai male. Il lungo raggio si usa ancora? Il lungo raggio si usa ancora, diciamo che la gente pur di prendersi quella settimana, quei minuti, quegli istanti di relax, cerca un po' di tutto ancora. E tra l'America, infatti, come lungo raggio, i Caraibi sono quelle le mete che, o la Thailandia, sono quelle le mete che ci vengono più richieste in assoluto. E proprio di divertimento, insomma, Ferragosto all'insegna di divertimento, sul palco di Piazza Mediterraneo a Marina di Modica, ieri l'esibizione di Neja, icona della musica dance anni 90. Noi l'abbiamo incontrata, Veronica Puglisi. Si è esibita sul palco di Piazza Mediterraneo, dove tutti si sono lasciati trascinare dalla musica coinvolgente dei brani dance degli anni 90. La serata è inserita nel calendario degli eventi dell'estate modicana. Ieri, all'interno di I Love 90, l'esibizione di Neja, icona della musica dance e autrice di alcuni dei tormentoni più ascoltati, come The Game, Restless e Shock. Agnese Cacciola, in arte Neja, si racconta ai nostri microfoni, un viaggio nella musica dagli anni 90 fino ad oggi, il tour, le novità in ambito discografico. Grazie al cielo c'è questo desiderio di ritornare agli anni 90, perché forse è l'ultimo decennio in cui c'è un genere musicale molto ben definito, i tormentoni, tutte queste cose che si ricordavano, appunto, si cantavano insieme, quindi insomma devo dire che grazie al cielo, nonostante 21 anni di carriera, riesco ancora a fare serate in giro fra l'Italia e anche oltre, quindi sono molto contenta di questo. Qualche anticipazione della tua carriera? Guarda, quest'estate sono usciti due singoli nuovi, se avete voglia di curiosare su YouTube, Instagram eccetera eccetera, ci sono anche i video su YouTube e ricordano un po' la musica anni 90, no? Le sonorità sono più o meno quelle, e poi ho vari progetti di vario tipo, perché canto anche jazz, canto cose un po' diverse, quest'anno mi piacerebbe iniziare a cantare un po' in italiano. Un consiglio ai giovani musicisti? Di fare musica per il piacere di fare musica, non per avere successo, cosa che adesso purtroppo si sta un po' perdendo, cioè uno pensa di fare musica per fare X Factor, per fare classifica eccetera, mentre io quello che insegno, perché insegno anche canto, è dire cercate di mantenere vivo e mettere nel primo posto l'amore che avete per la musica, perché è terapeutica. Quindi saluto ai tuoi fan, vi saluto e vi bacio, seguitemi sempre, vi adoro, grazie di tutto di questi 21 anni insieme. Gli eventi a Marina di Modica proseguiranno ancora e i cittadini sembrano apprezzare e divertirsi. Siamo popolati, si mangia bene, si dorme bene, siamo a posto. Grazie. Sì, mi piace, anche se tanto, 80, piace tutto. È la musica della nostra gioventù, certo, sicuramente sì, una bella iniziativa. E proprio in questi giorni della settimana di Ferragosto sono numerosi gli appuntamenti con la musica. A Ragusa è previsto venerdì il grande concerto di Fiorella Mannoia, ma il calendario ricco di appuntamenti prevede anche domani alle 22.30 il concerto di Deborah Jurato. Si esibirà in Piazza Libertà a Ragusa e la città si prepara all'evento ad accogliere l'artista, grande talento della musica italiana. Tutto in fermento per il concerto di Fiorella Mannoia, che torna sul palco per incontrare il suo pubblico e presentare dal vivo il nuovo album Personale. Tra le date del suo tour, quella del 16 agosto alle 21.30 a Ragusa, un grande evento patrocinato dal Comune. Fiorella Mannoia è un importantissimo concerto che abbiamo voluto l'amministrazione comunale da tanto tempo approvarlo, fa parte dei grandi eventi che abbiamo già pubblicizzato anche a livello nazionale. Sarà il 16 agosto in Piazza Libertà, ancora disponibilità di biglietti, sarà un concerto unico per chi conosce una cantante importante come lei e sarà un momento di spettacolo che porterà la ribalta alla nostra città.
ma non ci fermiamo solamente a Fiorella Mannoia. Il giorno 19 con il duo comico di Made in Sud, Mitranga e Mina Fo, che sono l'idolo in questo momento di tantissimi ragazzi per quanto riguarda il cabaret, ma si continua fino al 21 con tanti eventi, fino al 21 settembre con la Dia dell'Estate, per poi chiudere completamente l'estate il 4, il 5 e 6 ottobre con l'Offshore a Maria Ragusa. Sarà la tappa mondiale della categoria Endurance, che è una cosa veramente unica e meravigliosa. E poi dire anche che per inoltre Ragusa punta un importante Ibla Jazz Festival, che sarà il 13, 14 e 15 settembre a Ibla, con nomi internazionali tipo Michael Moore e tanti altri. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona serata.